scritto anche lui e l'avrebbe poi diretto, questa respinta in più, perché pensavo fosse una gran bella esperienza, infatti è stata. Non è stata neanche una sorpresa, io sapevo le qualità di Giorgio, so che è una persona preparata sul cinema, sull'arte, tutto, totalmente, completamente, ha fatto tutto. Sapevo che aveva l'intenzione di fare il regista, ricordo che ho detto più di una volta, insomma, quando lavoravamo insieme, lo vedevo sempre che lui si interessava anche del dietro le quinte, si interessava proprio a livello tecnico. È un po' come il calciatore che già vedi può diventare alle cose. Esatto, è totalmente così. E quindi la stata anche la sorpresa. Poi il 7 ha dimostrato ancora di più di essere preparato, di avere le idee chiare, di essere un regista che non perde tempo, che non si gira addosso, gira quello che sa che monterà, e che questo sembra poco, ma sono grandi doti. E poi c'ha l'occhio appunto per la poesia, c'ha l'orecchio e l'occhio per la poesia, per le immagini, ma anche per le cose scritte, quelle ancora meglio, quelle non scritte, non dette, ma accennate, pause, sguardi, quelle sono tutte cose, quindi dice no, ma sono tutte cose che ci ha messo lui dentro. E quindi è un ottimo regista, poi è un ottimo compagno del lavoro.